Con le quest cosa prendiamo? Cioè con le spell, barone, Barov? O Reno? Forse Reno? Reno. È close. Una solida canaglia. Hai visto Loris? Abbiamo addirittura superato la mezzanotte. Una ragazza, una domanda, una curiosità. Qualcuno ha visto una pubblicità da dopo la mezzanotte? Sì, Forno, io l'ho provata l'estensione ovviamente. Va, funziona, ma te la devono provare quelli di Twitch per renderla pubblica. Eccoti, come va là fuori? Poi facciamo un easy level. Che è un po' strano, però con Canaglia mi tocca farlo. Con Canaglia sto shop. Continua così, forza. Minchia, come hai fatto Taregosa a 1092? Madonna. Qua serve un token. Rieccoti, come va là fuori? Devo fare così. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Non è bellissimo, ma Questo tocca. potrebbe Alla fine fare. esaurisco col carceriere. È pulito. Mi sono connesso ora che è successo al draghetto. L'hanno rimosso perché c'era un'interazione buggatissima. Dove praticamente lo pompavi l'attacco. Lo triplavi magari ancora prima di iniziare a livellare. Discoveravi al 2. Poi livellavi. Poi diventava così grosso che a un certo punto facevi lo sgoppino. Continua Spostavi così. tutte quelle statistiche nella vita e diventava imbattibile. E siccome sta cosa qua diversi eroi ne abusavano, l'hanno dovuta rimuovere. E adesso gli hanno messo un altro draghettino brutto al suo posto. Ci spari una formazione da soglia free to play dopo? Dopo ci guardiamo, adesso possiamo anche sorare, giusto? Bravo che me l'hai ricordato. Mantieni la pressione. Ok, sto shop è terribile, quindi io penso che aggiungerò un servitore. No, vabbè. Non posso prendere il doppio patriarca e sperare di triplarlo. Prendo questo e questo, che è semplicemente un 3-3, ma ok. Facciamo così e amen. Cerchiamo di preservare la vita, che con le spell magari il carry lo discoveriamo. Lo rubiamo dalle spell in qualche modo. Ciao, sorry, Citra. C'era praticamente una cosa che si chiamava incentivo Twitch, dove ti davano un fisso se facevi tot ore. E mi sono accorto di sta cosa tipo 2 giorni dalla fine del mese. E niente, ho tryhardato le ultime ore perché ne avevo fatte meno della media solita, visto che c'è stata la settimana dell'IS. E quindi adesso abbiamo recuperato. Sì, l'IS, il famoso IS, la famosa vicenda IS. Sono l'unico che non faceva le live per godere della visibilità, anche se sono stato accusato di aver fatto tutta quella cosa per la visibilità, in realtà saltavo le live. Stanno puntando tutti. Fa attenzione. Quattro danni. Ok, Gran bel lavoro. questo Mantieni la shop, se fosse uscito pressione. prima, sarebbe stato immenso. Perché è fortissimo prendere lui e due. Per me si prende il triplo pezzo 2 qua, è troppo forte. È troppo forte per non prenderla sta È roba. il più forte, ma combatterà con onore. Quello potrebbe fare la differenza. Anche la rana, vendo lui e lui prende la rana. Devo anche non prenderla sta ranocchia, mi sembra forte. Ti stanno Non so se sta cosa puntando tutti. di Fa loro è stata attenzione. giusta o sbagliata. Secondo me è forte, però. Ovviamente ora devo sculare, trovare un altro saurolisco. Triplarlo, comunque dei destratto. Rana build anche good, quindi Rana più 3-2 mi sembravano troppo buoni insieme alla coppia di Saurolisco. Ci sai fare. Forte sta roba. Devo per forza livellare e prendere carceriere spawn, probably. Solo che non so se vendere il ratto. E prende la seconda spawn. Addirittura vendere carceriere. Prende la seconda spawn. Forse è così. Questa è la giocata. In teoria, prossimo turno la giocata è compro destratto, vendo, tirappo. Oppure se scuro la tripla. Stanno puntando tutti. Fa attenzione.
Lui è avanti di una locanda rispetto a me, però è homo e ci sta. E il fatto che io non prenda danni con Reno e abbia due coppie mi piace. Mischia! Mischia! I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Ragazzi. Mi spiace far saltare la rana, ma la coppia di ratto è meglio, perché tanto io qua devo per forza andare a prendere una tripla. Devo prendere una tripla e goldarla magari, quindi secondo me ratto ci sta. Ci sta di più. Pompa i saurolischi ed è una coppia. Non è stata male secondo me sta partita. L'abbiamo giocata in un modo diverso, però mi sembra che l'abbiamo giocata bene. Comunque il fatto che abbiamo messo il pezzo aggiuntivo secondo me ha aiutato molto in questo early game con Reno, come spela 4. Perché ci ha dato più consistency negli shop. Adesso vediamo se riusciamo a triplare qualcosa. Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. Che sta troppe stazze. Bomba con Kangol a turno 7. Corretta. Il turno dopo abbiamo il discover. E lui, quindi quello che ruba fa merda. Non c'è nulla di buono da rubargli. Quanti danni sono? Sono abbastanza danni, 11. Ho delle reclute fresche fresche per te. Transition. Direi che è fortissima sta cosa. Hogar più Peggy. Appena ho visto la Peggy ho detto: oddio, c'è il discover di Hogar. Discover di Hogar barra barone qua era da pigliare. Ed è andata bene. Abbiamo trovato Hogar più Peggy e adesso siamo forti. Quindi è uscito un Hogar 12-12 che già si è preso più 2 più 2. Siamo al 5, prossimo turno ci si diverte. Questo qua vediamo se ci riesce a dare qualche carta. Non era fino a mezzanotte la stream, eh? L'avete visto? Invece andiamo avanti ancora. Andiamo avanti ancora perché dobbiamo fare 10k ormai. Ti sta piacendo il video? Iscriviti al canale e piazza un like. Mi raccomando. Cioè Alessio, adesso però una volta che dico una cosa e poi addirittura faccio più di quello che dico. Non mi puoi criticare anche in quel spot, dai. Ho fatto lo sto... Allora, ho chiuso la live un'oretta. Quindi adesso in teoria se faccio l'una siamo pari. Lo sapevo non avresti fatto 8 ore filate. Ma non si poteva prevedere che sarebbe arrivato l'imprevisto dell'estensione, dai. O meglio, si poteva prevedere. In realtà, si poteva prevedere. Ma la cena a mezzanotte puzzava tantissimo. Quella effettivamente... questa è roba forte. Non l'avrei mai fatta. Ciao, tu non ti è arrivato alla fine del premio? No, non è arrivato a nessuno il premio. Minchia, perdo, forte questo. Barone con le bombe. Ai. Speriamo di non ci ammazzi questa. Qua. Ok, adesso arrivo. Buono il 3 sul Baron, dai. Buono anche questa, è andata grassa, 6 danni. La barretta che ti fa arrivare a mezzanotte è mangiata dopo 10 minuti. È vero. Rimettiti in sesto e torna a combattere. Allora, lui aveva Barone, due bombe. Boh, vabbè, Barone chi se ne frega, sono Pirates qua. Ma che figata è, puoi vedere un pezzo in più. Attenti a lui. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Prestissima per l'eroe. Fidati del codice dei pirati.
Non sono male gli orbaldi qua. Secondo me i orbaldi ci stanno. 8-8. Vogliamo il bottino. Così. Sono contro Paolo, quindi ci sta a mettere gurle. Sono arrivato ora di quale estensione palio, cosa è successo? E dalla nostra nuova estensione, che uscirà... Poteva uscire oggi, che purtroppo invece non si sa quando uscirà, perché c'è un piccolo problema e i dev di Twitch vanno in ferie, e quindi c'è caso che dovremmo aspettare il 18 luglio, ovvero la data di quando i dev di Twitch vanno in ferie. Perché praticamente abbiamo amato oggi l'estensione per farcela accettare. C'è un piccolo problema e loro non sappiamo se adesso ci risponderanno prima che vada in ferie. Ecco, tutto qua. Noi abbiamo risposto subito. Se rispondono subito e chiedono una call, potremmo andare per la call, ma visto il tempo passato non credo che la call arriverà. Magari ci dicono sì o ci dicono no. E ci dicono no, la rimanderemo al 18 luglio. Allora, questo è good. Questo è good. Servitore in meno, una moneta d'oro in più. Odio allenare le gambe. Ok, saltano gli orobaldi secondo me. Per ora. Non credo di potermi permettere di far saltare lui. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Bellissimo. Hai buone possibilità. Please don't kill me. Ci vogliamo divertire un po'. Dovrei resettare, ragazzi. Questo non è un resetto. Salta la bestia e chiudo. Sì, prendo Hogar. Anche se forse Hogar è più da tenere in mano perché non ho spazio sono per i pirates. Dio, ho rifilato il 2%. Poraccio. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. No, vabbè, semplicemente tiro così. Una tripla. Sei esattamente ciò che stavi cercando. Ottima giocata. Chissà quali saranno le conseguenze. Codice dei pirati. La mia zap, porco cane, la mia zap. Qualche servitore da giocare. Quello potrebbe fare la differenza. Sembra che tu possa ottenere una tripla. Questa è roba forte. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il distrutto. C'era la maga, ma ok, vabbè. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il distrutto. Anche
a me non piaceva. Vediamo se riesci a stare in testa. Questa roba forte. Io devo mettere zap, no, selfless. Vabbè. Esaltare quel piratozzo là, dare un taunt alla selfless, provare a trippare Ogre e poi il resto a piazzare di Roy o Nadina se vogliamo. Zap probably. Oddio. Non so, forse in sta partita qua è meglio mettere... Ah sì, si mette sempre... Ah merda! No! No, me l'ha tolto! No, me l'ha tolto. Restrizioni di sicurezza disattivate. Attivazione meccanismi di pietitura. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. A voi canaglie serve qualcosa? Me lo piglio io. Le probabilità sono a mio favore. Che sassi. Pratica. Per il destino, la sorte. Stai davvero creando una grande armata? Volete fare a botte? Bella scelta, molto tattica. Ci sono dei pirati, mi sa che... Vediamo se riesci a stare in testa alla classifica. A triplare lui siamo a cavallo. Probabilmente uno zap dorato anche potrebbe essere buono contro sti mech, non lo so. Questo va a Baron, quindi sì. Yes, Org! Si libera lo slot. Allora. Che servitore da giocare. Le probabilità sono a mio favore. Che sassi cattivo. Odio allenare le gambe. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Mi scliccato. Piazza pulita.
noi canaglie serve qualcosa. Meglio soldare una recluta finché puoi farlo. Farò piazza pulita. Le probabilità sono a mio favore. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Farò piazza pulita. Devo allenare le gambe. Meglio soldare una recluta finché puoi farlo. Assapora il gusto della sconfitta. Il destino del mondo è in bilico. Per la giustizia. Pratica rende perfetto. A chi hai detto da? Ti stanno puntando tutti. Fa attenzione. Wow, che partita assurda. Se gol del Zap comunque non fa niente, quindi Zap se ne può tranquillamente andare per un Leroy, direi. Per fare un altro po' di stats. Sembra che la partita non sia finita ora. 18, non è finita. Oppure addirittura metto Surfers. Cioè metto Baron. Sto qua, togli gli scudi. Cale, basta. A voi canaglie serve qualcosa? Devo mettere Baron e basta, sì. Vogliamo il bottino! Assolda pure una di queste reclute. Qualcosa? Quello potrebbe fare la differenza. Anch'io avrei scelto quello. In pugno, sei in prima posizione. Ha venduto tutto, 10.000 punti, let's go. Let's go. Finalmente ce l'abbiamo fatta ad andare a 5 cifre. Let's go. Questa è roba forte. Let's go, let's go.